Niente, welcome to Miro TV, un ciao a tutti veloce. Iniziamo subito a parlare di Raw. Iniziamo subito a parlare di Raw perché quello che è successo secondo me l'altra sera è stato qualcosa di assurdo. Come vi ho detto su Instagram, non ho potuto portarvi il video ieri sera perché ero all'asta del fantacalcio. Ma tralasciando questo, mettiamo già da parte questo. Torniamo a parlare della montata di Raw. Elogio fin da subito la prestazione di Seth Rollins contro Kevin Owens. Ma secondo me a livello di ottato non ci stavano affatto dubbi. Se gli davano il minutaggio giusto, davanti poi al pubblico canadese, davanti a un pubblico che ha saputo anche interagire alla grande sia con Seth sia con Kevin Owens, poteva venire fuori qualcosa di stupendo. E tranquillamente vi dico che secondo me questo match è uno dei migliori degli ultimi mesi, perché davvero la prestazione di Kevin Owens è stata secondo me straordinaria e ci ha fatto davvero capire che lui non può essere assolutamente considerato un jobber, non può assolutamente essere considerato a livello di Jinder Mahal, cioè nella card lui non può essere un mid-carder. Kevin Owens non può assolutamente essere un mid-carder. Jinder Mahal forse sì, ma Kevin Owens no, ragazzi, ve l'ha dimostrato con questa grandissima contesa che purtroppo ha perso, ma come ha perso? Dominando in lungo e largo il match. Abbiamo visto anche come sella bene molto Seth Rollins, ha venduto davvero alla grande certe manovre del suo avversario. Resta lui il campione intercontinentale, su questo non ci avevo chissà quali dubbi. Dei dubbi invece mi sono venuti quando ho visto quanto è successo nel post match con Kevin Owens, che rimane sul ring, si mette seduto proprio al centro di questo e dice due paroline molto molto particolari: I quit, io me ne vado da Raw, me ne vado da WWE. Buoni, non se ne va dalla WWE, non se ne va da Raw. Questo è tutto work perché Kevin Owens ha bisogno di restartare, come avrà forse bisogno di restartare Bray Wyatt visto i problemi del suo compagno. C'è bisogno di far restartare anche Kevin Owens, che continua a perdere match su match, e a differenza del Joker, praticamente quando fa una promessa non la mantiene mai. Lui inizia un po' ad accusarla questa cosa, assolutamente proprio, ragazzuoli. Quindi secondo me ci sta un segmento del genere. Non penso che lo vedremo tra 2 o 3 mesi, secondo me tra un mesetto e mezzo sarà già pronto per tornare sulle scene di Raw, magari proprio con un manager, che si parla di Paul Heyman, ragazzuoli, perché Paul Heyman potrebbe tornare a Raw in pianta stabile non più per Brock Lesnar, ma bensì con il suo nuovo assistito, ovvero Kevin Owens. Tanta tanta roba, ragazzuoli, basta parlare di Raw, perché sinceramente io mi voglio soffermare su quello che è successo nel main event, ma anche quello che è successo all'inizio puntata. Intanto è tutto collegato, ragazzuoli, parliamoci chiaro, perché Braun Strowman ha annunciato che Elina Cell affronterà Roman Reigns in un match pulito all'interno della gabbia. Roman Reigns contro Braun Strowman con il titolo universale in palio. Fino a qua ci potevo anche stare, non c'è sto, non c'è sto che vada a finire così, perché forse ho già capito come va a finire. Ma tralasciando questo, potevo passarci sopra, perché dopo che ho visto questo pezzo di segmento ho detto vabbè, non può essere questo il peggio di questa puntata, dai, non ci sarà qualcosa, secondo me succederà qualcosa nel main event. Ma non pensavo che succedesse questo, ragazzi, non pensavo che succedesse questo. Cosa diamine è successo? Allora, la contesa tra Braun Strowman e Roman Reigns contro Dolph Ziggler e Drew McIntyre, settimana prossima piuttosto vi parlo anche di Baron Corbin General Manager. Questo video non c'ho tempo, non c'ho manco tanta voglia di farlo, perché sono troppo incazzato per quello che è successo. Allora, tornando al match, cosa è successo? Dolph Ziggler e Drew McIntyre si sono fatti volutamente squalificare per attaccare, per stare di brutto, il Big Dog, il grande Universal Champion. Tutto questo lo hanno fatto tranquillamente di fronte agli occhi di Strowman. C'è anche da dire che Drew e Dolph hanno venduto molto bene tutto, perché per stavano Roma e guardavano Braun molto timorosi di un suo possibile arrivo nel quadrato per fermarli, ma Braun niente proprio, niente proprio, è rimasto lì a guardare tutto questo passaggio. Io già ho iniziato ad avere dei dubbi, cioè in quel momento già avevo dei dubbi, vi dirò la verità, ho detto no, non ci posso credere che hanno fatto questa cosa. Passati quanto? Un minuto circa, risuona la team di Ambrose. Ecco, pure il segmento è stata una cagata tremenda. Cioè, allora, perché è entrato solo Ambrose? Cioè, Rollins stava al bagno, cosa stava facendo Rollins? Perché i due non sono entrati insieme per fermare Dolph Ziggler e McIntyre, che pensano no? Cioè, io questo non ho assolutamente capito, a parte non ho capito manco il finale, ma questo ancora di più secondo me non ho proprio capito, non ha proprio senso. Ambrose che viene letteralmente pestato sia da Drew sia da Dolph Ziggler in maniera brutale, poi arriva Rollins, che forse davvero stava al bagno, poi arriva Rollins e viene pestato anche lui. Sì, ragazzuoli, viene pensato anche lui, che poi se la va a prendere anche con Strowman. Se la va a prendere con Strowman, gli dà due calci, poi Drew e Dolph assalgono pure Seth Rollins. E cosa succede? Alla fine di tutto questo pestaggio, Braun Strowman decide alla grande, secondo me, di rivendicarsi sullo Shield. Ma fino a qua forse stavamo tutti d'accordo, perché comunque Braun Strowman si è vendicato di quanto è successo settimana scorsa e quindi ha approfittato un po' del pestaggio di Drew e Dolph per fare ulteriormente male sia a Roman Reigns, sia a Seth Rollins, sia a Dean Ambrose. Una volta che ha fatto la Running Power Slam a tutti questi tre lottatori, cosa succede? Braun Strowman guarda Drew McIntyre e Dolph Ziggler e puff,
alla fine non decide di pestare loro, bensì alza le braccia a tutte e due verso l'alto e sembra allora a questo punto che il turnil di Braun Strowman sia avvenuto. Così, perché se va a schierarsi con Drew McIntyre, Dolph Ziggler, sfido chiunque a dire che lui adesso è face, perché quei due attualmente sono migliori. Io dirò, ma mani basse ragazzi, cioè non vedo il migliore di Dolph Ziggler e Drew McIntyre, assolutamente proprio. Secondo me sono proprio loro i top heel de Monday Night Raw. E poi quindi cosa che... cioè io non me lo so spiegare ragazzi, non me lo so spiegare, cioè ho strappato la card in quello, vi dirò la verità, questa non è la card Raw, ma io l'ho strappata quanto ho scritto, perché ho detto che parla a fate Raw. Poi è successo secondo me una strage, una cazzata tremenda, Braun Strowman addirittura che durante il match è stato tifato 10 volte di più di Roman Reigns, tutti volevano vedere Braun Strowman menare Dolph Ziggler e Drew McIntyre, non Roman Reigns che mena McIntyre, non Roman Reigns che mena Ziggler, volevano tutti Braun Strowman, che Roman Reigns stava a piare le peggio vizie sia da Drew che da Dolph, sia da Drew che da Dolph. Tutti quindi dicevano get the sense, get the sense, col cazzo, che è successo? Boom, turnil di Strowman, Strowman che si allea con Dolph Ziggler e Drew McIntyre, che senso ha? Perché far tornare Braun Strowman, che forse attualmente è il top face della WWE, assolutamente di Raw, ma forse proprio di tutta la WWE, che senso c'ha far tornare Braun Strowman dalla parte di cattivi e farlo schierare con Drew McIntyre e Dolph Ziggler? Questi due poi prima o poi si dovranno anche separare, perché sappiamo cosa ha in mente la WWE per Drew McIntyre, assolutamente proprio. Giusto o sbagliato sia, questo me ne frega proprio nulla, a me mi frega di Braun Strowman, quello che hanno fatto con Braun Strowman, una cagata tremenda. Addirittura inizio puntata gli fanno incassare praticamente il contratto dicendo che farà un match a Hell in a Cell contro Roman Reigns per il titolo universale. Questa è roba da face, da top face, assolutamente proprio, perché gli Hill si sa cosa fanno, guarda Seth Rollins a WrestleMania ragazzi, quello fanno i face, non fanno queste cose. Invece nel main event cambia tutto, il Braun Strowman passa ad essere il top face, ma probabilmente essere il top heel, ma non ha senso che Braun Strowman sia l'heel de turno. Perché Braun Strowman deve essere l'heel de turno contro Roman Reigns, che poteva essere tranquillamente un tweener. In questa faida lui poteva essere tranquillamente un tweener che fa di tutto per abbattere Braun Strowman, che tra l'altro ha tentato di ucciderlo, ve lo ricordo ancora, ha tentato di ucciderlo dentro l'ambulanza, perché ok, è un work, ma non è una cosa da face tentato di uccidere uno che sta dentro l'ambulanza, penso, no? Assolutamente proprio. No, invece facciamo tornare Braun Strowman, facciamogli avere due alleati come Drew McIntyre e Dolph Ziggler, non gli mettiamo Bray Wyatt, non gli mettiamo Bobby Lashley, che cioè avrebbe avuto senso secondo me solo Bray Wyatt. Ma ragazzi, io trovo incredibile che si sia alleato con Drew McIntyre e Dolph Ziggler e lui adesso sia il colono in questa storyline e probabilmente anche in futuro. Cioè hanno fatto tornare Braun Strowman Hill per salvaguardare Reigns ancora una volta. Io non è che odio Reigns, ragazzuoli, a me lo Shield piace, Reigns piace un po' di meno, ma lo Shield a me piace. Ma questa storyline è del cazzo ragazzi, che hanno fatto sta puntata dello Shield? Seth Rollins ok, ha fatto un grandissimo match contro Kevin Owens, Dean Ambrose ha battuto Jinder Mahal. Dopo quello che è successo settimana scorsa, che si sono presi il main event con un colpo di scena incredibile, Dean Ambrose ha battuto Jinder Mahal facendo poi dei segmenti di cazzo di cani durante la puntata, ragazzuoli. Ma di che cosa stiamo parlando? La WWE ha gestito secondo me malissimo quanto è successo settimana scorsa e continua a gestire male Braun Strowman. E continua a gestire come Braun Strowman. Peonia si è rifiutata ragazzi, Peonia si è rifiutata di fare video perché aveva previsto tutto. Davvero, lei aveva previsto tutto. Io ho rimasto libero, cioè ragazzi, io ho detto no, è impossibile che mo faranno sta cosa per fare un eventuale 3 contro 3 con Braun Strowman alleato di Drew McIntyre, ma te pare? Boom! L'hanno fatto! Io passo la parola a voi ragazzuoli, io non so che dirvi, io faticherò a guardarlo settimana prossima, vi dirò verità. Faticherò a guardarlo perché il booking è fatto a cazzo di cane. Cioè ragazzuoli, di chi vi devo parlare? Di Apollo Crude, l'assenza di Bobby Roode, l'assenza di Mojo Rawley, quello che anzi dovrei festeggiare. Ma come fai a festeggiare quando ci sono queste cose? Io non lo so. La categoria tag che va a pezzi, l'unica cosa giusta è la novetta revival, la categoria tag fa ridere. Ma pure loro fanno ridere. Ragazzuoli, pure loro con sta gestione fanno ridere. Cioè, a Raw sono tutti clown, secondo me. Ma non è colpa loro, è colpa del booking. Io, 2 ore e un quarto, non sanno gestire un show decente in 2 ore e un quarto. Poi arriva SmackDown che ti fa roba decente, ragazzi, perché SmackDown è uno show, secondo me, ottimo. Sia a livello di lottato, sia a livello di storyline. Questi qua non riescono a fare un cazzo. E poi magari qualcuno dà la colpa a Baron Corbin, general manager. Io... meglio che chiudo così ragazzi, la parola passa a voi, mi raccomando, fate quello che volete, basta, è finito, è meglio così.